Ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Igor Sardi e trovate un po' tutto su di me sul mio sito www.igorsardi.com. Oggi volevo tornare sull'argomento studio delle triadi, però differenziandomi un po' da quello che è il comune, diciamo, percorso di studio di questo argomento, ovvero partire subito. Visto che comunque immagino conosciate già gli esercizi classici per lo studio delle triadi, quindi eccetera, eccetera. Vorrei proporvi un esercizio, anzi due, molto carini, che ci consentono di studiare le triadi e allo stesso tempo lavorare con la mano sinistra per, ad esempio, l'estensione, per i salti di corna, quindi anche per la mano destra, e per la conoscenza della tastiera, e anche per sentire nuove sonorità, perché no, usare dei pattern nelle vostre improvvisazioni, eccetera. Allora, l'esercizio si basa, oggi sono Clemente, ve lo faccio inizialmente in Do maggiore, si basa sul più che su rivolti, sui voicing, già spiegato in altre lezioni la differenza. Rivolto è una sequenza di note ben precise, quindi in ordine ben preciso, terza, quinta, tonica, oppure terza, quinta, settima, tonica per accordi più voci, quinta, settima, secondo rivolto, eccetera. Mentre il voicing è una disposizione, diciamo, casuale o comunque a nostro piacere delle note, quindi possiamo toglierne alcune, raddoppiarne altre, eccetera. È una cosa molto pianistica che però è importante conoscere, è importante distinguere le due cose. Allora, parliamo di voicing. E il primo studio che voglio presentarvi oggi è quello di fare in terzine, armonizzando la scala di Do maggiore, quindi abbiamo sul primo accordo Do maggiore, fare questo voicing: tonica, quinta, terza maggiore all'ottava sopra, quindi la decima sarebbe. Quindi Do, Sol, Mi. Sentite anche già come sonorità un po' più particolare che suonare questo. Quindi inizio dal Do e scendo con Re minore, che è il secondo accordo dell'armonizzazione della scala di Do, a terzine, ricordatevi. Quindi faccio Fa, La, Re. Fa la decima minore di Re, La la quinta e Re la tonica. Poi salgo in Mi minore, quindi Mi, Si, Sol, tonica, quinta, terza decima minore. Poi avrò Fa maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, Sol, Re, Si, La. Poi io qui ho finito i tasti, quindi vado in Si, scendo qui e avrò Si, Fa naturale e Re, fino a tornare a Do, oppure farmi discendenti. Partire da un grado diverso rispetto alla tonica, ad esempio dal sesto. Fino ad arrivare a una velocità, potete dare un obiettivo, potete anche suonare col classico arpeggiato chitarristico, subito torna più comodo. Thank you.
Secondo esercizio, sempre in tonalità di Do, che oggi sono buono. Terza, tonica, quinta. Neanche questo non è un rivolto, ma un voicing. Parto dalla terza di Do maggiore, quindi faccio Do, scusate, Mi, io lo prendo con il dito medio. Poi Do lo suono sul decimo tasto della corda di Sol, di Re, con l'indice. E quel mignolo suono il Sol, che è la quinta. Quindi terza, tonica, quinta, terza, tonica, quinta. Salgo all'accordo successivo, quindi vado da La, che è la quinta di Re, di mettere La, Re, Fa, quindi quinta, tonica, terza, minore. Qua Sol, dal Sol. Faccio Mi minore, quindi Sol, Mi, Si, quindi lo faccio da capo nettamente. Base all'estensione del vostro strumento, poi io qui devo scendere e via dicendo. Anche questo esercizio si può ovviamente fare in tutte le tonalità, ad esempio invece di partire ascendente posso partire al contrario. Oppure farli tutti discendenti. Oppure alternare a due ascendenti, due discendenti, eccetera, tutte le sbizzarrine. Terzo ed ultimo esercizio è quello del voicing, quinta, terza, tonica, quindi questo è il secondo rivolto. E suonato in questo modo ci obbliga, oltre che a lavorare su una bella estensione della mano sinistra, anche a una bella coordinazione con la mano destra. Quindi suono Sol, Mi, Do per il primo accordo, poi Re, Fa, La sul secondo, Si, Sol, Mi. Terzo, eccetera. Anche qui è lo stesso discorso, può suonare quel pizzicato classico. Oppure arpeggiando, usando un pollice, indice medio, ad esempio. Partire al contrario. Quando poi andrete a improvvisare su una serie di accordi o anche su un accordo solo, quindi su un tappeto, provate questi pattern, a inserirli un po' alla volta e sentite le sonorità che si creano. Ad esempio, un accordo appunto su un Do maggiore, suonarlo così è molto diverso dal suonarlo così, un'altra sonorità, un altro colore, così anche. Quindi magari in un determinato momento un secondo rivolto, oppure un passaggio, una linea, un fill utilizzando il secondo rivolto può essere carino, può essere una sonorità nuova, un'idea appunto in più che avete. Quindi per le teorie di oggi è tutto. Comunque questi sono solo alcuni suggerimenti che mi vengono in mente di
di studi fatti precedentemente che comunque possono essere utili, soprattutto per la conoscenza fondamentale delle triadi, ma in tutta la tastiera, in tutte le sue forme e the voicing. Spero che possa farvi fare un passetto avanti con il vostro percorso di studio e come sempre se avete richieste, consigli, critiche, o quant'altro, scrivete tutto qui sotto, scrivetemi personalmente, venite a casa mia. Basta che se vi piacciono, se le trovate interessanti, mi lasciate almeno un pollicino in su. Ci vediamo alla prossima lezione e buona serata a tutti.